Laudato Si ci spinge a valorizzare un po' tutto quello che abbiamo, da partendo dalle piccole cose e dalle cose ordinarie. Stiamo portando avanti un'attività per combattere la malnutrizione e il nostro progetto è quello di combatterlo con le foglie della moringa. La moringa è questa pianta qua, con queste foglie, questi semi e via, che permette di poter curare i bambini perché è ricchissima in proteine vegetali, è un concentrato di vitamine ed è anche ricco in oligominerali. Quindi il progetto nostro è quello di poter promuovere la valorizzazione della cultura del moringa e la trasformazione. Trasformazione vuol dire trasformare in queste polvere, queste farina di moringa, di foglie di moringa, che è un concentrato giustamente di integratori alimentari. Questi sono sacchetti da 50 grammi che sono la dose per 10 giorni per un bambino. Il costo di questa produzione è di 80 centesimi per questo sacchetto. In basso sono i vivai che abbiamo preparato, qui ce ne sono 5.000 piante, 5.000 sono altrove e sono piantine che vengono prodotte nel giro di 3 o 4 mesi e verranno distribuite gratuitamente alle donne che verranno seguite nei nostri centri sanitari per la malnutrizione dei loro figli. Le donne che verranno seguite riceveranno gratuitamente 3 piantine di questa moringa che pianteranno da loro e dopo 6 mesi questa pianta, che è a crescita molto rapida, potrà essere utilizzata già da loro. Questa è la fase del seccaggio, di essiccazione piuttosto, delle foglie di moringa. Sono le foglie che vengono utilizzate meglio per fare questi concentrati di elementi integratori. Vengono seccati come dire, non al sole ma all'ombra, in modo che tutte le qualità restino dentro. Questo è per dare giustamente un senso pieno alle risorse locali e all'esperienza di vita e di lavoro della popolazione locale.